L'inno d'Italia rappresenta la pace, la cooperazione e l'unione sotto un'unica bandiera di tutte le regioni italiane. Siamo un popolo unito e compatto, e ciò è emerso in tutti i casi di difficoltà o emergenza, come ad esempio i disastri naturali verificatisi di recente in centro Italia, dove sono giunti in quella zona aiuti da tutte le altre regioni. Quindi desideriamo ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per i propri connazionali. Oltre a comunicare questo sentimento di appartenenza nel farci sentire tutti i cittadini della stessa nazione, il nostro inno ci incita a restare legati alla nostra storia e alle nostre tradizioni, ma nel contempo ci proietta verso il futuro e ci spinge a portare avanti con passione i nostri sogni, al fine di poter contribuire un giorno a partecipare attivamente alla vita del nostro paese, quali cittadini consapevoli e responsabili, rendendolo così un posto sempre migliore. Dalla nona sinfonia di Beethoven ed è stato scelto come inno d'Europa poiché il testo punta sul concetto di fratellanza e di cooperazione tra i popoli uniti nella diversità, sotto un comune sentimento di fraterna amicizia. Abbiamo scelto questo brano perché secondo noi esso esprime gli ideali di fratellanza, libertà, pace e solidarietà, che sono tra i principali obiettivi dell'Europa. Non solo per gli stessi europei, ma anche per tutti i cittadini del mondo. Thank you.
Happy Days è la sigla di un telefilm degli anni 70 e 80 che racconta le vicende di un gruppo di ragazzi legati da profonda amicizia. Abbiamo scelto questo brano in quanto ancora oggi per noi il sentimento dell'amicizia rappresenta uno dei valori più importanti della nostra vita, perché ci fa crescere e condividere meravigliose esperienze che saranno alla base della nostra esistenza. Dario Baldambembo, conosciuta anche come Inno dell'Amicizia, riesce davvero a trasmettere tantissime emozioni a chi ascolta. Abbiamo scelto questo brano perché la comprensione, l'aiuto reciproco nelle difficoltà, l'affetto sincero e disinteressato presenti in una vera amicizia sono valori preziosi ed eterni che ci aiuteranno a crescere e ci permetteranno di coltivare nella nostra coscienza una dimensione spiritualmente più profonda. Di grande effetto è poi il ritornello della canzone, in cui il testo esprime la gioia di fare gruppo, riallacciandosi tra l'altro così ad alcuni motti della nostra orchestra. Facciamo gruppo, non facciamo branco. L'amicizia è come la musica, è bella quando si è insieme. Thank you.
è il Salmo 23 della Bibbia, cantato qui oggi in lingua ebraica. È un canto inserito nel film Iona che visse nella balena e rappresenta la fede del popolo ebraico nonostante le persecuzioni durante il periodo nazista. Il testo recita: anche se andassi nella valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei sempre con me, perché tu sei il mio bastone, il mio supporto, con te mi sento tranquillo. Abbiamo scelto di inserire nel nostro programma questo brano in memoria delle vittime del razzismo, delle ingiustizie e delle ineguaglianze tra i popoli, affinché tale ricordo, sempre vivo in ognuno di noi, ci guidi e ci aiuti a costruire un mondo di pace e solidarietà tra i popoli. Anche col titolo Volare, è una canzone di Domenico Modugno, cantata e conosciuta in tutto il mondo. Vuole essere un messaggio di forza e speranza, che invita a continuare a sognare e a sorridere, nonostante la realtà porti spesso dolore e disillusione, aggrappandosi alla bellezza e all'energia che solo i sentimenti più puri possono regalare. Abbiamo scelto questo brano perché rappresenta per noi giovani i sogni e le speranze che tante volte vanno oltre le difficoltà, ed è per noi fonte di riflessione per un futuro impegno sociale a favore di tutti coloro che, a causa delle ingiustizie, vengono privati dei loro sogni, affinché possano un giorno gioire, crescere, progettare e quindi volare.
Lisa Shenz, cioè Dai alla pace una possibilità, è una canzone scritta da John Lennon ed incentrata sul tema della pace. Abbiamo scelto questo brano perché vogliamo costruire la pace partendo dal nostro piccolo, per poi proiettare questo valore in modo più ampio, in contesti quali la nostra scuola, la nostra città, la nostra nazione, la nostra Europa e il nostro pianeta. Quando regna la pace, di conseguenza, regna la cooperazione tra i popoli, la fratellanza, l'amicizia, l'amore e tutti i valori importanti per una buona convivenza. L'amicizia e fedeltà! L'amicizia e fedeltà!